Bella ragazzi, sono Androgross e bentornati in questo nuovissimo episodio di Chubus 2. Stiamo distruggendo i drop che abbiamo raccolto in modo tale che ci possiamo potenziare ancora di più. Questa la proverei perché non ne l'ho ancora provata. Allora, distruggiamo questo così riceviamo il legno. E il legno cos'è che ci serve? Non me lo ricordo più. Poi abbiamo, vabbè, questo qui è antalloriana. Abbiamo questi qui, distruggiamo le farete perché tanto abbiamo questa, che ha ben 57 di danno. No, distruggi. Ok, posso fare anche con così, se proprio voglio. Allora, questo qui no, no, lo lascio. Distruggo questo. Perfetto, poi cos'altro? Questo cos'è che aveva? No, niente, niente di... No, però questo che ha resistenza, resistenza al veleno più uno. Esatto, perché c'è anche... Però non lo possiamo migliorare, purtroppo. Allora, ma se invece... Allora, facciamo resistenza al veleno e vediamo cos'altro hanno... Ah no, solo questi? C'è solo? Va bene. Chiudi. E quindi non lo possiamo neanche distruggere. Neanche, no. Non possiamo distruggere gli anelli, non si sa perché. Ok, dovremmo essere a posto. Ok, però... No, abbiamo raggiunto la cosa massima. Contraccolpo 2. Abbiamo questo qui che però non ci può dare. È un bel dilemma. Oppure potremmo provare a utilizzare l'arco ancora, però potenziandolo di brutto. E infatti lo abbiamo ancora potenziato. Dai, dimmi che posso aggiungerci. Vabbè. Vabbè, di ghiaccio, danni da ghiaccio. Ok, quindi il legno serve per gli archi, però non penso perché più avanti credo che useremo gli archi di ferro o di acciaio. Anche se il ferro lo stiamo già utilizzando, direi dire il vero, eh. Ok, adesso è 88, io direi di potenziarlo ancora un po'. 92, sta diventando una bestia. 96. Ok, basta che non abbiamo... E possiamo anche migliorare la faretra, se non sbaglio. Adesso la faretra non so dov'è. Eccola qui, infatti, crea. Possiamo migliorarla anche la fa... Cioè, più che la faretra... le frecce in generale. Però adesso finché non abbiamo più materiali, io continuo a migliorarla. Vediamo, però purtroppo non abbiamo cristalli da metterci in modo che abbiamo degli effetti continui. Beh, 97, ok. Proviamo adesso. Guarda, ne sta arrivando uno. Non fa un cazzo di danno. Non fa un cazzo di danno. No, non va bene. No. Non va bene. Forse ho capito cosa c'è che non va. Aspetta, però... Vediamo questa? Dobbiamo riutilizzare la pozione. Allora, aggiungi tempo. Fai veleno del 75%. Resistenza. Dov'è che puoi... Allora, aumenta ferite medie. Non so, vabbè, proviamo così. Ok,
Oppala. Pozione resistenza media. Continua. Cura le ferite medie, ferite lievi, precisione, veleno. Ah no, ne devo mettere due allora, se per questo. Vai. Continua. Perché? Perché? Fuoco. Elettricità, elettricità, fuoco. No, no, no. Resistenza. Anche penso sia la resistenza fisica, forse. Ah, ok, con la mazza riusciamo a fare più danni in assoluto, non si sa perché. Vai, 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 vai. Vai, vai. Dagli il calcio e non funziona. Giustamente. Vai, 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 vai. Con... ok, abbiamo trovato la tecnica giusta. La mazza. Che... madonna. No, ragazzi, non... cioè... non è che è di difficile. Siamo troppo deboli. Siamo troppo deboli. Quindi... sapete cosa? Mi devo mettere giù. Anzi, devo anche ripristinarmi la salute, porca di quella merda. Aspetta, mettiti qua su. Mettiti qua su. Ok. No, ma se... come fanno a prendermi da lì? No, sono troppi, sono troppi. Vai. Non è che è difficile, siamo troppo deboli. Però sembra che siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento. Ok. Quindi dovremo andare a mazzate. Merda. Ok. Vai. Però io tutti i drop me li prendo, me li prendo, sono preziosissimi. E ogni volta faccio il salvataggio veloce. Aia. C'è però strano che mi colpisce, perché io mi difendo. Guarda, vedi? Io mi difendo. Ma che cosa? Sì, ma se poi non è lo colpisci. Oh. Vai, stiamo dominando, ragazzi. Stiamo dominando. It's me. Sì, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Perfetto, 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 perfetto. Va la la la. Perfetto, guarda che si protegge, nessuno ci ferma. La. No, basta, è morto. Ragazzi, siamo riusciti. Siamo riusciti. Forse sai cosa? Mi devo potenziare questa. No, serve il ferro. Che non abbiamo. Cioè, non abbiamo perché non... ok, quindi... Chi è che manca? Ah, quello manca. Questo qui è... merda. No, questo è più di difficile da uccidere.
Vai, vai, indietro. No. Vai, attacca, 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 indietro. Attacca, 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 indietro. Indietro ancora. Perfetto. Bam. Bam. Bam, bam, indietro. Manata. Anzi, scudata, indietro. Pozione. Pozione, pozione, piccola, piccola. No, vabbè, fai, fai, fai media. Perfetto. Tacchete. Morto. Siamo diventati improvvisamente potenti così. Ok. No, bello! Lo scheletro di un... è lo scheletro di un drago. Va che figo. Aspetta, metto la torcia perché si sta facendo notte. Un attimo che metto la torcia. Perfetto. Ragazzi, guardate che figata. Esatto, anche in questo gioco potete usare le torce. Fighissimo. Cioè, però io pensavo fosse veramente un drago vivo. Però mi fa pensare bene che prima o poi forse un drago dovremmo batterlo anche qui. Perché cioè, non è... Beh, poi mettermi uno scheletro di un drago per poi non mettermi. Cioè, non avrebbe senso. Ok, è diventato buio improvvisamente. Scoppio mentale. Fammelo subito leggere. Questo, ragazzi, è un libro abilità per chi non l'ha capito. Scoppio mentale. Voglio vedere dov'è scoppio mentale. 30% del danno fisico come danno spirituale a tutti i mostri nel vicinante. 5% di probabilità di stordire. Abbiamo anche un punto di abilità, giustamente. Però io mi terrei spirito al veleno 4 più 3. Ah, perché per la... non lo so. Perché anche qua tipo mi potenzierei livello 20. So ragazzi, manca poco e potremo sbloccare l'abilità armaiolo. E ho detto tutto, ragazzi, ho detto tutto. Fendente potente, solo con armi a due mani. No, visto che noi non lo facciamo. Il blocco, ok. Getta scudo, spezza blocco aumentato del 100%, 120, contraccolpo, 6%, danno cos'è? Non lo so. Ma se fai questo. Ok. Vai. Tu cosa che hai? Ah no, c'è solo... ok. Torcia, perché non si vede niente, ma è anche per far vedere a voi qualcosa. Qui ci sono delle casse. Avanzata, non lo so. No. Avanzata, no, non ce la faccio, ragazzi. Non ho l'abilità proprio al 100%. Perfetto, ora possiamo ritornare. Atmandor, no, capitolo 1 verso la torre, sì. Ho trovato la zona di drago del maestro Dathan. Ed è qui. Quindi basta utilizzare il teletrasporto. Eccolo qui, dall'incrocio della regina. Mamma mia, che casino. Ok, lascio la torcia per farvi luce, perché è notte. Si è fatta notte. Però diciamo che qui, a differenza di Skyrim, non è... c'è la modalità di aspettare, quindi... Quindi si fa giorno e notte, ok, qui puoi anche togliere
la torcia. Anzi, sai cosa? Possiamo an anche metterla, non lo so, tipo nella 4, che così posso fare scudo, torcia, scudo, torcia, scudo, torcia. Yeee! Ok, no, vabbè. Allora, dobbiamo ritornare qui? Sì. Perfetto. No, non è quel tizio. Eccolo là. Datan. Do you have it? I do. Excellent. I was beginning to think you had failed. Now we can begin. I've received word from the captain. Everything is in place. In place for what? Follow me. I'd like to show you something. Mostrarti qualcosa. Entra nel teletrasporto. Va bene. Però aspetta che c'è qualcosa. Posso? Ma c'è qualcosa che brilla qua. Posso vedere che cos'è? 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 Alchimia, l'arte della morte e dell'amore. What's this? Va bene. Andiamo nel teletrasporto. Boom. Follow me. Seguimi. Va bene, ti seguo. Metto la torcia? Faccio un po' di... No, ok. Is everything in place, Fal? I think we're ready. Non so cosa stia succedendo. L'esercito di cristallo? Ok, non ne so perché. Non lo so, ma ho un brutto presentimento. Non so il perché. What is all this? Hand me the fang, and I'll show you. Are you all right? I'm fine. What are those? Those, my friend, are Veritar Golems. Very difficult to control, yet even harder to construct. Especially in these circumstances. This is why the captain needed the Veritar. Ah, cosa servono? What are they for? Use your imagination. Liberating the city from Imperial control? Doing so now would only cause Gandahar to send troops in greater numbers. The only way to rid the city of Imperial control is to eliminate the reason they're here. The mines. Indeed.
And why risk implicating ourselves when it seems the Veritar is capable of protecting itself? Brilliant. Isn't it? Come hai fatto a costruirli? How did you manage to assemble so many? I suppose we should really thank Gorlag. If not for Fal and his men discovering the caves, it wouldn't have been possible. They've been assembling the golems with the help of the mining refugees. But the dragon fang you found is the key. Impressive. Wait, Fal? The captain. Falanon the Butcher has never exactly rolled off the tongue. All of this just to get into the tower? We need to divert Gandahar's attention in order to ensure your success. I've come to believe that the magic protecting the tower is bound to him. If it draws strength from him directly, spreading his concentration is our only chance of success. How do you know all of this? I've made many attempts over the years to discover what Gandahar keeps in that tower, with several endeavors, including Falanon when he was younger. Gandahar's methods are not a complete mystery, and there was a time where my knowledge overshadowed his own. When you exit the cave, head south. You'll come upon some old ruins. Use the teleport. It's connected directly with the underground maze. But beware. Once you enter, there's no turning back. Perfetto. The only exit resides at the other end of the maze, just under the tower. All right. Let's do this. One moment. I can't let you leave empty-handed. I don't have much use for auras these days, but we can keep you from marching to your death armed with nothing more than a stick. Have your pick. An axe? A bow, maybe? I could also teach you a spell if you're more magically inclined. Sarò in shock. Ok, refugio la lezione di un mago infamoso. Penso che trovo le sorte del mio bastone. Allora, noi stiamo facendo i guerrieri. Quindi, cioè, la magia penso che. Cioè, non è la userò. Quindi facciamo l'ascia. Che sia un'ascia forte, però. A bow in a dark cave. I'll take the axe. You're smarter than you let on. Thanks. I wish you good luck, both in the tower and until this is finished. Thank you, Dan. And give the captain my best. Reputazione per la società migliorata. Esplosione fulmine. Ok. Posso vedere meglio questi cosi di Golem? Che figata sono! Cioè, manco a Skyrim fanno queste cose qui. Che roba è? Ah, sempre cristallo. Figata. Questo gioco diventa una figata ogni. Cioè, sempre di più. Sempre di più. Ok, posso parlare col capitano? I've thought about this further. I'd like you to take care of it. Cosa avevi in mente? What did you have in mind? I've uncovered some information that one of my own men has been working against me. Someone here in the camp? A man named Imran. I have relied on him in the past to handle more delicate matters. But if what I've heard is true, he may be using those secrets against me. I can't take that chance. How would you like me to handle it? Quietly. Consider it done. Report to me when it's finished. Perfetto, abbiamo una nuova missione, però la faremo a tempo debito. Quindi, per questo episodio di Two Wars 2 è tutto. Come vedete, siamo riusciti a passare e... Mamma mia, ragazzi, io non vedo l'ora di vedere il continuo di cosa verrà fuori, perché io veramente non sto nella pelle
veramente di un gioco con così figo a non piacere. Comunque, per questo episodio di Two Wars 2 è tutto. Mi sono incastrato, bellissimo. Di Two Wars 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo fantastico ed epico, fighissimo gioco. Mettere un bel pollicione su se piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Two Wars 2. Bella!